Alfredo Romanelli, sindaco di Monterchio, oggi è una giornata importante, sindaco, perché raccogliete i frutti di un progetto lungo, un progetto impegnativo che però dà veramente un'anima diversa al Museo Civico della Madonna del Parto. Sì, oggi è un giorno molto importante. Questo è l'intervento più importante dal 1992, da quando la Madonna del Parto è stata restaurata e portata qui nel museo dell'ex scuola elementare di Monterchio. Oggi con questo intervento di riqualificazione totale degli spazi espositivi, con una sala audiovisiva molto tecnologica, bellissima, importante, ridefiniamo completamente tutti gli spazi. Quindi un progetto importante che dà veramente respiro a questa opera importantissima che è la Madonna del Parto, quindi ci onoriamo oggi di fare questa inaugurazione. Oltre il cofinanziamento arrivato dalla Regione c'è stato anche un investimento importante proprio da parte del Comune. Certamente, il finanziamento ottenuto dalla Regione che prevedeva la realizzazione della sala audiovisiva è un progetto molto importante, complessivamente 25.000 euro, di cui 18.000 euro le ha finanziate la Regione, il resto il Comune e alcuni sponsor privati. Ma quando ci siamo posti il problema della realizzazione di questa sala audiovisiva abbiamo pensato che forse era giunto il momento di ridisegnare completamente tutti gli spazi espositivi e quindi il Comune di Monterchi ha impegnato ulteriori 50.000 euro per fare una serie di lavori importanti che oggi veramente ridisegnano completamente il museo, rendendolo veramente bello e idoneo ad ospitare un'opera di così importante come la Madonna del Parto. Sì, un progetto bello che la Regione ha potuto finanziare con grande piacere perché in questo modo non soltanto rendiamo più godibile, più fruibile un'opera straordinaria di Piero della Francesca, la Madonna del Parto, opera unica al mondo, ma in questo modo esaltiamo anche l'opera nell'ambito del contesto nella quale è stata realizzata, quindi questo straordinario paesaggio che è la Val Tiberina, questi straordinari colori che poi Piero ha saputo tradurre nel proprio dipinto. In questo modo possiamo sicuramente parlare di un progetto culturale importante, ma anche di un progetto di promozione turistica altrettanto importante, legata appunto alla godibilità e alla fruibilità di un'opera straordinaria che è appunto la Madonna del Parto. Soprattutto quello che si vede entrando non è più una cosa provinciale, il limite era un po' questo, si parlava di un'opera bellissima che avrebbe meritato di meglio. Al di là di quello che accadrà, al di là di future eventuali altre collocazioni, in questo momento però si riesce a fruire dell'opera in una dimensione che è corretta da un punto di vista museografico e anche estremamente accogliente per il pubblico. Noi speriamo che si vada avanti in questo senso. Tutto ciò che è stato fatto, che è di altissimo valore dal punto di vista scientifico e tecnico, può valere per essere utilizzato qui, può valere per essere esportato, anche i vari format potrebbero essere per esempio fruiti altrove, potrebbero anche essere commercializzati oppure mandati in giro per l'Europa e per il mondo a rendere noto questo luogo per attirare più persone possibile. Troveremo quindi un nuovo percorso dove appunto il museo si aprirà appunto con il bookshop e la biglietteria per poi proseguire nello spazio multimediale che quindi ha visto una realizzazione dell'immagine in altissima risoluzione con la tecnica mosaico, quindi sarà proprio uno spazio immersivo dal quale emergeranno non solo gli aspetti tecnici legati appunto a Piero e alla prospettiva, ma anche proprio quel legame forte che esiste ormai da secoli tra la Madonna del Parto e il territorio di Monterchi, un legame profondo, forte, che anche i nostri cittadini sentivano in qualche modo l'esigenza di ribadire e che spero vivamente che questa amministrazione sia riuscita un attimino a creare una nuova prospettiva non solo appunto per gli abitanti del paese che finalmente sentiranno questo spazio come un nuovo spazio da vivere e anche da mostrare in modo forse orgoglioso agli altri, ma anche per i nostri turisti che verranno e che potranno finalmente avere una chiave di lettura della Madonna del Parto e dell'opera appunto di Piero più chiara e forse rapportata a un linguaggio più adeguato anche quotidiano del mondo di oggigiorno. Una gioia immensa, io credo che chi entra sente di respirare un'aria nuova,
degli spazi meglio utilizzati, la luce che entra da tutte le parti, la distribuzione del percorso in maniera veramente intelligente e in più un arricchimento, questo contributo multimediale che può trattenere le persone a loro volontà per vedere le meraviglie del nostro capolavoro, sia nell'Aula della Madonna dove l'alta definizione delle immagini consente di vedere dei particolari che a occhio nudo non avevamo notato, sia nell'aula didattica e in più l'emozione di poter vedere il video, il nuovo video nella sala dove si è recuperata l'immagine di Monterchi e dove ci sono proposte nuove riguardo alla prospettiva che desteranno sicuramente molti interessi e molti dibattiti, perché attorno a Piero credo che non finiremo mai di parlare, e così pure del nostro capolavoro che nella sua semplicità riassume sicuramente tutto il sapere, tutta la conoscenza, tutta l'immensa scienza di Piero della Francesca.